L'associazione di categoria dei commercianti e degli artigiani pollesi, l'associazione che è stata costituita formalmente presso la biblioteca Don Lorenzo Milani di Polla. Un'associazione che ha l'obiettivo quindi di raggruppare tutti i commercianti di Polla, ma non solo, soprattutto quella di tutelare i diritti degli stessi commercianti e degli artigiani, soprattutto nel trovare delle soluzioni per quanto riguarda il pagamento di alcune spese recapitate agli stessi commercianti negli ultimi giorni. Noi con le nostre telecamere c'eravamo e abbiamo ascoltato gli umori e anche i malumori di chi è intervenuto. Questa sera già c'è stata una buona partecipazione di tanti commercianti pollesi. Insomma, siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare. Ci rivediamo martedì alle 8:30 di nuovo alla biblioteca comunale per sottoscrivere lo statuto e procedere con questa associazione di commercianti e artigiani. Si spera che chiaramente il nostro intervento, l'intervento tecnico fornito da me e altri colleghi sia sufficiente a contribuire a una risoluzione bonaria della faccenda in concomitanza con l'ausilio del sindaco, di tutta l'amministrazione di cui si ha stima, fiducia e rispetto. E proprio nella speranza appunto di risolvere la problematica con i rappresentanti della SOGE. Il Comune di Polla, attraverso il sindaco, cosa può fare nei confronti della SOGET? Il sindaco si è preso l'impegno di sospendere tutti gli accertamenti portati avanti dalla società. C'è stato un incontro con i commercianti, con i consiglieri, dove il sindaco ha dichiarato di sospendere tutti gli accertamenti e le cartelle che sono giunte a tutti i pollesi, non solo ai commercianti ma anche ai proprietari di terreni e quant'altro. È ovvio che si era impegnato e penso che manterrà l'impegno attraverso una delibera di giunta di adottare questo provvedimento. Dopodiché presumo che sarà chiamata la SOGET per rivedere gli accertamenti, per evitare, come ha detto il sindaco, di aggiungere oltre alla sorta capitale sanzioni ed omissioni che dovevano essere quantomeno annunciate prima di applicarle, e quindi ha le facoltà e il potere di poter sospendere queste cartelle. L'atto costitutivo, poi tutti quanti gli altri associati potranno subentrare. Bello che il paese faccia dei passi avanti per tutto, per affrontare tutti i problemi, non solo della SOGE, che è il problema diciamo più vivo, ma per tutti quanti i problemi futuri che potranno avere i commercianti. Il sindaco però ci ha promesso che sospenderà gli avvisi di pagamento che sono arrivati fino al 31 marzo, per così nel mentre per affrontare le varie problematiche. Perché qual è il problema? Sono singole le problematiche, non è un unico problema per tutti, ognuno avrà il suo problema. C'è chi ha le bandierine davanti al bar, c'è chi ha le sedie, c'è chi ha la mattonella per terra, quindi bisognerà affrontare singolarmente i singoli problemi. È chiaro che la legge esiste e quello che si dovrà pagare purtroppo si dovrà pagare. Il problema non è la SOGET, non è il comune, non è Polla, il problema ci sono e bisogna risolverli, ma non in questo momento e fare alcune valutazioni per il paese, per il commercio, per ampliare un pochettino più la situazione qui a Polla. È un piacere avere tutte queste persone qui stasera, ma il problema non è la SOGET, soltanto la SOGET, che ognuno ha un problema con la SOGET. Noi commercianti in questo momento non vogliamo assolutamente pagare delle spese che non dobbiamo pagare. Io potrei parlare della mia spesa personale come potrà parlare un'altra persona, quindi il motivo dell'associazione sono altri. Di proporre qualche cosa, purtroppo questo paese commercialmente sta un pochettino morendo, ma no per colpa della SOGET, non per colpa del comune, per colpa di una serie di situazioni. Quindi cerchiamo di riprendere questo paese, cerchiamo di farlo rivivere per farlo diventare come era una volta. Se parliamo con le persone anziane e vecchie ci dicono che Polla era un paese, forse il primo paese del Vallo di Diano. Ma no, è una mezza vittoria, cioè essere presenti tutti quanti stasera, perché d'accordo su un'idea, perché il problema SOGET per me, secondo me, è l'ultima cosa. Questo qua è un treno da non perdere per altri progetti da fare per il paese, perché noi ci dobbiamo credere, perché lasciamo stare chi ha sbagliato precedentemente da noi. Noi
Noi ringraziamo a tutti, anzi ringrazio gli avvocati presenti che abbiamo invitato, nonostante che non era loro compito essere presenti qua, i commercialisti e tutti gli altri amici.